tutto pronto per quanto riguarda questa seconda edizione Spumante dell'Etna, domenica 15 dicembre al Palazzo Biscari, dove si parlerà del Gattopardo, ma si parlerà delle nostre bollicine, le bollicine nostre. E grazie a Francesco Kitter, che ha avuto una splendida idea, a grosso pubblico, anche ai non conoscitori, ma soprattutto agli amanti, conosceranno le nostre bollicine. Francesco. Esattamente è quello che ci siamo prefissati, creare un teatro o un palcoscenico quale Palazzo Biscari e farlo diventare un centro di eccellenza, e farla diventare proprio la festa dell'eccellenza. Le bollicine sono sicuramente il vino della festa, e lo facciamo quindi grazie alle produzioni che nel nostro vulcano crescono sempre di più, e il lavoro straordinario dei produttori che oggi tirano fuori dei prodotti che sono di un'eleganza unica, che vogliamo valorizzare con accanto gli chef, i giovani chef della Costiera Ionica, grazie ai produttori di altri prodotti del territorio, prodotti di eccellenza. Avremo modo di creare questo contesto unico, determinato appunto da contenuti, grazie anche a esperti del settore, del calibro di Maglio Giustiniani, che comunque è uno che di champagne ne sa tanto, di bollicine ne sa tanto, e verrà qui ad aprire un confronto su quello che è il ruolo del territorio all'interno di una bollicina. E lo facciamo anche ovviamente con Paolo Di Caro, presidente della Fondazione Italiana Sommelier, che collabora all'organizzazione dell'evento. Ma perché? Perché vogliamo valorizzare questo territorio, partendo da un prodotto specifico, un prodotto mirato, di nicchia, che però è gradevole a tutti, diciamo. In questo contesto in cui produttori, chef e spumanti dell'Etna, andremo a suggellare questa festa dell'eccellenza. 15 di dicembre, Palazzo Biscari, in serata ovviamente con le bollicine, con Francesco Kitteri e con tante belle novità per quanto riguarda l'enogastronomia. Grazie. Assolutamente sì, grazie a voi.